Guardi, io ho voluto raccontare, ho voluto un po' umanizzare questi cardinali, perché, vede, lo trovavo un po' più facile quello che un po' c'è sempre nei film e telefilm, da una parte farli pregare, dall'altra farli complottare. Allora il candidato, quello del Sud America, magari non è a sufficienza, non è forte a sufficienza, allora quello dell'Europa dell'Est, allora i complotti, gli intrighi, le autocandidature, che non so se ci sono, però nei film, nei telefilm, se ne legge anche sui giornali, cardinali che si autocandidano, no? Alcuni pure, quando morì Wojtyla, il film si apre con i funerali di Wojtyla, quando morì Wojtyla, non so in base a quale ruolo, perché appunto qui c'è il cardinale decano che è il favorito, non so in base a quale ruolo, era mi pare prefetto per la congregazione della fede, non so come si chiama, Ratzinger ai funerali di Wojtyla fece un discorso, no? Ecco, quello fu interpretato da molti giornalisti come una specie di autocandidatura. Ecco, io queste cose non le ho volute raccontare, forse esistono, forse no, però non le ho volute raccontare perché le ho già viste in film e serie televisive. Così, che le posso dire? La foresteria in cui, che si chiama Santa Marta nella realtà, in cui i cardinali, le loro stanze stanno durante il conclave, è una specie di albergo pretenzioso di cattivo gusto. Questa è la realtà, però io nel mio film ho voluto così ambientare la loro clausura così dentro un altro ambiente più vicino agli ambienti del resto del film, così appunto certo la preghiera, però io ho voluto far vedere quella, io la considero sottintesa, ho voluto far vedere, pregano durante il conclave, durante le votazioni, eccetera. Ho voluto far vedere anche un altro aspetto, ecco, insomma, un aspetto di persone, ecco, insomma, anche un po' infantile, perché no? Ecco, tant'è vero che c'è uno che vuole tornare indietro alla palla prigioniera, ecco.